possono realizzare sondaggi, ma non si possono divulgare. Qui ci siamo limitati a chiedere l'impressione all'elettorato, cioè chi vincerà in Abruzzo. Non esatto. Si tratta quindi di una intenzione di voto, non si tratta neanche di una domanda fatta agli elettori abruzzesi, è una domanda generalizzata fatta agli italiani per vedere un po' cosa pensano di questa sfida, se è davvero così aperta come viene descritto dai sondaggi e anche da chiunque sta seguendo le elezioni. Quindi non ha, lo specifichiamo, nessuna predittività, perché non è fatta agli abruzzesi, che magari hanno un po' di percezione di chi può vincere, ma è fatta a tutto il campione italiano tranne l'Abruzzo, quindi proprio non ha la minima predittività. Noi sull'Abruzzo non possiamo far vedere intenzioni di voto né niente, l'unica cosa che abbiamo dato sono le previsioni dei venti per domenica, quindi se siete interessati al meteo potete andare sui nostri reel YouTube e trovate le nostre previsioni dei venti. Altro non possiamo assolutamente dire, ma andiamo a vedere appunto chi vincerà in Abruzzo secondo gli italiani. A te, Achille. Beh, secondo gli italiani vincerà Marco Marsilio, secondo il 39% degli italiani, quindi una maggioranza relativa. Il 24% invece pensa che vincerà Luciano D'Amico, il 37% non sa dare una risposta. Questo dato è interessantissimo perché nelle sfide che abbiamo visto finora, e possiamo dire anche nelle sfide delle scorse elezioni comunali, quindi dal 2022 sostanzialmente in poi, mai l'indice di percezione era stato così basso. Quindi, finalmente gli italiani intravedono delle sfide aperte, come non succedeva da un bel po' di tempo. Quindi è vero, Marsilio ha un 39% di percezione di vittoria, però tutto sommato c'è quel 37% di indecisione, di chi non sa dire cosa accadrà. Ripeto, qui è un campione italiano. Abbiamo chiesto agli italiani una curiosità, un po' come ci stiamo chiedendo noi come andrà a finire in Abruzzo, pur non essendo abruzzesi. E vediamo nelle percentuali a livello di coalizioni che della vittoria di Marsilio sono praticamente certi nel centrodestra con un 82%, credono che invece sarà D'Amico a prevalere, soprattutto gli elettori del centrosinistra che ovviamente lo hanno candidato, però in forza minore rispetto agli elettori del centrodestra, e gli indecisi sono sostanzialmente appunto nelle opposizioni. Quindi, come dire, è una sfida che è molto interessante, molto aperta, e questi, non so, probabilmente, che ora si riferiscono all'elettorato italiano, faranno la differenza domenica in Abruzzo. E sarà interessante vedere come si posizioneranno. Poi magari nelle analisi post voto ne parleremo, anche sulla base di rilevazioni di cui disponiamo. Andiamo a vedere, questo per i nostri spettatori, se invece un campione statisticamente valido di italiani la pensa allo stesso modo, perché abbiamo chiesto al nostro campione se pensa che l'esito del voto in Sardegna possa avere ripercussioni sul governo Meloni, e vediamoci anche la domanda se impatterà o no sul voto in Abruzzo. A te, Achille. Beh, possiamo dire che il nostro pubblico, chi ci sta seguendo, non rappresenta in questo caso un campione rappresentativo, perché la risposta che ci ha dato l'elettorato in questa nostra rilevazione, in questa domanda, è un po' diversa. Il 21% effettivamente crede che sì, vedremo gli effetti della vittoria del centrosinistra in Sardegna anche in Abruzzo. Il 10% dice che un impatto ci sarà, ma non direttamente sulle elezioni in Abruzzo, quindi vede un effetto a lungo termine rispetto ad un effetto a breve termine, mentre il 56%, quindi la stragrande maggioranza, pensa che non ci saranno conseguenze sul governo, perché si tratta comunque di elezioni locali che hanno un valore locale. Il 13% dice di non avere un'opinione in merito. Se vediamo le percentuali nelle diverse coalizioni,
la situazione è un po' diversa. È molto galvanizzato l'elettorato di centrosinistra, dove il 44% pensa che ci saranno conseguenze direttamente in Abruzzo e il 55% degli elettori del Movimento 5 Stelle pensa altrettanto. E sono percentuali fondamentali perché danno un'idea di quella che è la mobilitazione dell'elettorato e sappiamo che in una sfida diciamo con pochi punti di stacco tra i due competitor la motivazione e l'entusiasmo possono fare la differenza. E un po' più tiepido sulla questione e il diciamo sono i partiti centristi, secondo solo il 24% pensa che gli effetti del voto in Sardegna ci saranno anche in Abruzzo. Situazione completamente opposta nel centrodestra, dove invece il 76%, quindi tre quarti del loro elettorato, pensa che si tratta di fattori locali che comunque non avranno ripercussioni sul governo Meloni. Se vogliamo, dal nostro punto di vista, una ripercussione già c'è. Abbiamo visto che il calo della fiducia nel governo e in Giorgia Meloni è comunque consistente, quindi qualcosa, qualche effetto lo vediamo, però se questo impatterà in Abruzzo lo scopriremo scrutinando tra qualche giorno. È particolarmente interessante in effetti Achille che è proprio l'elettorato di centrosinistra che pensa che ci saranno effetti sul voto in Abruzzo. Forse questo 21% rischia di essere più pesante di quello che sembri, perché il 21% sembra poco. Se però è questo 21% è concentrato nell'elettorato giusto, degli effetti possono esserci, giusto? Sì, sì, assolutamente. Ripeto, l'Abruzzo, se vediamo il nostro sondaggio di 3 settimane fa, l'elezione regionale in Abruzzo non è una sfida chiusa in partenza. C'erano 6 punti di distacco 3 settimane fa e questo significa che un elettorato di centrosinistra galvanizzato che vota, che va a votare in maniera compatta, può in un certo senso condizionare persino in maniera decisiva l'esito della competizione. Va però anche sottolineato che il centrodestra si sente sicuro dell'esito elettorale e, perché quel 76% indubbiamente pesa, ha un peso importante. Sarà una bella sfida, insomma, chissà, forse all'ultimo voto e quindi la diretta sarà bella impegnativa. Sì, lo scopriremo domenica sera.